Ciao, mamma mia, quanto tempo è passato, mi siete mancati veramente, veramente tanto. Innanzitutto vi chiedo veramente scusa per non essere stata presente in queste ultime 3 settimane, quasi un mese, però purtroppo è successa una disgrazia, è venuto a mancare un nostro carissimo amico di famiglia e mi sono sentita veramente, veramente male, molto triste, cioè. Non riuscivo nemmeno a discutere, a sorridere assolutamente, non avevo voglia di fare nulla praticamente. E quindi mi dispiace di aver trascurato il mio canale, di aver trascurato voi. Veramente vi chiedo scusa. E niente, però adesso insomma vorrei riprendere un po' le nostre cose e dialogare un po' con voi, mostrarvi tante cose perché ho tante novità da mostrarvi. Vorrei continuare a fare l'aggiornamento dei DVD che infatti ho di là e devo insomma sbrigarmi a pubblicare e prima di tutto a registrare e poi a pubblicare perché ovviamente so che a tanti di voi piace sempre vedere questa mia passione e queste ultime novità sui film che ho comprato, eccetera. E niente, quindi oggi invece video sui prodotti beauty terminati dell'ultimo periodo. Allora, come cura per i capelli ho terminato questi due prodotti di Lavera. Ormai lo sapete, cioè io questo brand lo amo, sono più di 10 anni ormai, fantastici. Questo in particolare è lo shampoo antiforfora. Io mi trovo veramente bene. Se avete problemi di forforina, come ce li ho io, questo vi elimina la forfora veramente molto delicatamente, non vi dà prurito, pulisce a fondo, è molto delicato, veramente ottimo. E poi come balsamo invece ho voluto usare questo qua, questo in particolare è alla mela, è pure questo molto delicato, lascia belli i capelli lucidi, morbidi. Ed essendo che ha questa profumazione fruttata, mi piace molto per questo periodo, è veramente ottimo. Se non l'avete provato, provatelo perché è fantastico davvero. Come bagnoschiuma invece ho terminato questo qua di Dove, questo è il classico, infatti il bagno doccia idratante, ha un odore veramente è buonissimo, è il classico Dove, sicuramente insomma lo conoscerete. E mi piace perché lascia la pelle veramente morbidissima. Io non mi piace usare sempre uno stesso bagnoschiuma perché mi piace provare altri, mi piace sentire sempre un odore diverso sulla mia pelle. Però questo di tanto in tanto lo ricompro perché mi piace davvero tanto. E poi invece ho terminato anche questo qua, questo in particolare alla vaniglia, petali di vaniglia, ed è di Bottega Verde. Questo mi è piaciuto molto, infatti qua dice con estratto di vaniglia, perché non è molto stucchevole, non vi dà fastidio, quindi se in caso pensate che no, è dolce, no, non è molto dolce, cioè è un dolce tranquillo, quindi potete tranquillamente usarlo. A me vabbè, a me fosse stato anche tipo vaniglia pura, a me sarebbe piaciuto comunque perché io amo la vaniglia. Però è molto molto delicato, quindi una volta che vi lavate si persiste sulla pelle, ma ha una fragranza veramente delicata, buonissima. Per il viso invece ho terminato questo gel detergente di Yves Rocher. Questo in particolare dice gel detergente freschezza, linfa vegetale idrorestitutiva. Allora, qua in particolare dice per pelli da normali a miste. Cosa dire? Allora, come gel detergente, ok, è buono, è ottimo, è idratante sul serio. Il problema sta che non va bene per il mio tipo di pelle, perché io ho una pelle grassa, quindi cioè, sento proprio il bisogno di avere un detergente, una saponetta, un qualcosa che sia più purificante. E quindi, cioè, sì, è buono, però non lo ricomprerei perché non va bene per il mio tipo di pelle. Mentre invece va benissimo, secondo me, per le pelli secche e normali. Per le pelli miste e grasse, purtroppo no.
Mentre invece va ottimo e va benissimo questo qua. Questa è la saponetta che io vi parlo sempre e vi riparlo. Questo in particolare è di Erbolario, è il panetto di sapone alla bardana e ha infatti un profumo che a me piace tantissimo di erbette, non lo so, è veramente il classico profumo della bardana di Erbolario. I profumi di Erbolario hanno sempre quell'odore particolare di erbette, a me piace tantissimo. E questo, infatti, come vedete, dice per pelli miste, grasse. Infatti, questo è ottimo. Cioè, quando vi lavate, veramente vi asciuga la pelle. Se avete come me la pelle grassa, ve la purifica, vi lascia la pelle veramente bella, liscia, morbida, pulita. Ottimo, ve lo Poi consiglio. sempre per il viso ho terminato queste strisce per il naso di Essence, cioè queste ormai le uso veramente sempre, e costano poco, le trovate quindi allo stand di Essence, sono ottime, le uso spesso, devo essere sincera. E poi invece come deodorante ovviamente ho terminato il mio caro Vichy. Questo è il antitraspirante 7 giorni, che dire, vi ho fatto milioni di video al riguardo, è ottimo, cioè con questo non avete problemi, anzi con questo risolvete ogni vostro problema. Ottimo. E poi per ultimo, e abbiamo terminato, ho finito queste salviettine mille usi della Fresh and Clean. Qua dice 0% alcol, pegoli, minerali, parabeni, 40 salviettine umidificate, detergenti rinfrescanti con acqua micellare. Mi sono piaciute molto, anche se comunque io gradisco tutte le fragranze, insomma, della Fresh and Clean, mi piacciono veramente tutte. Questa in particolare ha un profumo delicato ai fiori, molto femminile, mi è piaciuto molto davvero. E niente, questi erano tutti i miei prodotti beauty terminati del periodo. Spero che vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo. Un bacione veramente grande a tutti voi. Ciao!